parlato, perché qua sono tutti molto civili, tranquilli, si discute anche, si dà per scontato che con i gay gli omosessuali devono avere gli stessi diritti degli altri, però in realtà in Italia c'è una presenza appunto che non è stata citata fino a che appunto la presenza di questa pesantissima omofobia, perché non è veramente così semplice, così ovvio poter essere gay o lesbiche, froci e lesbiche in un paese come questo, perché le violenze ci sono ancora, sono all'ordine del giorno. L'ultima aggressione che è passata sui giornali c'è stata ieri sera a Napoli, i ragazzi stavano baciando in una piazza di Napoli, sono stati presi a pugni praticamente dai passanti. Quindi in realtà quello che non viene nominato appunto è il pregiudizio può avere tantissime matrici, sicuramente una è quella cattolica, ma non solo quella, e è proprio a causa di questo pregiudizio che per tanto tempo, fino praticamente a ieri, gli omosessuali non sono stati considerati degni in qualche modo di avere dei diritti civili in quanto tali. È a causa di questo pregiudizio, di una svalutazione, una condanna, che non si fa la cosa, non si è potuto fare in Italia finora la cosa più ovvia, cioè riconoscere agli omosessuali il diritto ad una piena equiparazione anche rispetto agli eterosessuali, per cui la cosa più ovvia, più logica sarebbe forse riconoscere, come è già successo in quasi tutti i paesi d'Europa occidentale, a parte la Germania, il matrimonio ugualitario, cioè l'avere pieno accesso come chiunque a istituti che già esistono. In realtà questo pregiudizio esiste ancora, anche se ultimamente è diventato meno di moda nominarlo, si lasciano dire certe cose solo a personaggi impresentabili, vengono messi in caricatura, però sotto sotto, secondo me, anche dentro schieramenti politici che in realtà apparirebbero più dalla nostra parte, certi discorsi sotto banco che devono essere fatti. E questo è il problema, questa è la causa principale di cui siamo qui a parlare stasera nel 2014, di unioni, coppie di fatto, unioni civili, quando la cosa più ovvia sarebbe appunto avere pari opportunità, perché non c'è nessun motivo per negare a gay o lesbiche in quanto tali parità d'accesso all'istituto che già esiste. E poi cosa è successo però? Che nonostante questo pregiudizio e questo stigma, che ha fatto sì che per esempio ci siano pochissimi personaggi noti italiani gay o lesbiche veramente famosi, visibili a tutto tondo, fa sì che a Prato per esempio la stragrande maggioranza di gay e lesbiche siano velati, nascosti, facciano finta di essere quello che non sono. Nonostante questo però gay e lesbiche si sono organizzati per andare avanti, per vivere, per costruirsi praticamente delle quotidianità come stranieri nel loro stesso paese. Questa è la situazione di gay e delle lesbiche in Italia in questo momento. Guardiamo cosa succede in realtà neanche tanto esotiche come la Spagna, la Francia, e ci sentiamo stranieri nelle città dove siamo nati, dove siamo cresciuti. E da stranieri però ci siamo organizzati, e per cui per esempio questo fantasma anche della genitorialità gay o lesbica in realtà è un fantasma molto reale, perché conosco tantissime coppie per esempio di lesbiche che hanno figli anche nell'area di Prato per esempio, coppie che però sono sottoposte alla spada di Damocle appunto della possibilità per esempio che una delle due possa venire a mancare, che quindi il bambino della non è figlio biologico appunto della parte della madre biologica possa essere messo per esempio in istituto in quanto orfano, succede anche questo. Però comunque nonostante questa pressione ci siamo organizzati, la società va avanti e le persone si sono strutturate anche per sopravvivere in qualche modo. La politica a causa sostanzialmente dei compromessi con il Vaticano, perché questa è la causa principale secondo me del ritardo italiano, ha fatto molta fatica anche a riconoscere realtà che già esistono, e si è fatta anche una gran confusione, perché a me sembra anche paradossale che si mescolino nella stessa dicitura
le unioni fra gay o fra lesbiche e la unione civile di eterosessuali che però scelgono di non accedere al matrimonio, cioè stanno mescolando questioni diverse sotto una stessa dicitura. È stato fatto da parte del PD e prima, diciamo, prima del PDS, è stato fatto anche per non affrontare il nodo complesso, il nodo che scatena appunto le tensioni, che sono proprio la realtà dell'omosessualità, dell'essere gay, dell'essere lesbica e della genitorialità. Queste sono le catene dello scandalo. E si gira sempre un po' intorno a certe questioni, si fa finta che tante cose siano ovvie, siano scontate, che si possa parlare con grande serenità di tutto, quando invece c'è ancora una grossa pesantezza.